voi non avete l'esperienza di una mente zitta e che quindi si rapporta sulla base del suo essere zitta. Voi avete l'esperienza delle relazioni che crescono, che s'avviziscono, muoiono, rinascono in altro modo, eccetera, ma dentro una mente che canta. Canta più, canta meno. Canta in una maniera molto grezza o una maniera, come dire, un po' raffinata. Non avete l'esperienza di cosa succede guardando a questo mondo nell'insé nel momento in cui il contenuto psichico muore e ciò che balza è ciò che si presenta nel suo essere, semplicemente ciò che si presenta. Vedremo successivamente cosa significa questa frase, che sembra quasi una tautologia, no? Ciò che si presenta, insomma, ha un limite in sé, dal punto di vista dell'esposizione, intendo. Proviamo, da questo punto di vista, a fare un passo avanti. Ma questo mondo dell'insé, che cosa porta con sé? Facciamo sempre il paragone con quello che voi vivete normalmente. Il mondo vostro delle relazioni, quindi il vostro mondo psichico, che cosa porta con sé? Che cosa porta con sé? Necessariamente porta tutto ciò che si è configurato dentro di voi come definizione non solo di quello che conoscete, ma anche di quello che non conoscete. Che strana cosa. Provate a pensarci. Il mondo del per voi, quindi il mondo di come la vostra psiche si è abituata a leggere, anche magari trasformandosi, cambiandosi, porta con sé necessariamente una struttura che già definisce quello che si presenterà in futuro. Già in sé, non c'è verso. E quindi necessariamente ha la capacità, diciamo, il mondo del per voi, di autoriprodursi sistematicamente, cambiando, modificandosi, ma di autoprodursi sistematicamente e di creare una barriera di fondo al guardare in modo totalmente nudo al mondo in sé. Oso dire che per un individuo questo mondo in sé davvero è un mistero, no? Perché non appena io comincio a parlarne, tutti voi necessariamente correte in qualche maniera a immaginarvi, ma nell'immaginarvi avete già precostituito qualcosa che avete già dentro di voi, necessariamente. È chiaro? Quindi, io come posso narrarvi il mondo in sé? Questo mondo del ciò che si presenta, nel mistero di ciò che si presenta. Come ve lo posso narrare se non via via per differenza rispetto a ciò che voi costruite dentro di voi? Ma è una differenza che, come abbiamo detto l'altra volta, è scabra, è dura, cioè è quasi impossibile. È quasi impossibile addirittura da ammettere per certi aspetti. È quasi impossibile da vederla coniugata con voi. Interessante. Coniugata con voi, non qualcosa che è estranea a voi, coniugata con voi. Naturalmente nel momento in cui dico coniugata con voi entra in ballo la vostra mente e dice: ah, è coniugata con me, allora io c'entro ancora, coniugato con lei, ma c'entro, cioè, con questa nuova visione, ma c'entro ancora. Io sto dicendo che voi non c'entrate con questa visione, e no, sto dicendo che questa visione pian piano, come dire, si impossessa di voi, quanto più questa mente vostra diventa catturata pian piano da altro. Quante volte l'abbiamo detto questo? Un sacco di volte. Naturalmente questo altro a cui io sto alludendo è qualcosa di diverso da quello a cui io alludeva 2 anni fa, per chi c'era. È qualcosa di diverso, è qualcosa di più radicale. Come se nella via della conoscenza sistematicamente questo processo di piegamento della vostra mente e di catturazione vostra, cioè vostra nel senso di voi, da parte del processo, fosse continuamente in sommovimento, fosse continuamente in cammino. E per fortuna che normalmente questo catturarvi avviene a vostra insaputa, perché voi non conoscete.
conoscete il passo successivo della via della conoscenza? Non lo conoscete. Ogni volta, come dire, io vi levo il precedente scranno su cui vi siete seduti, avete cercato di, come dire, e sul quale avete cercato di impostare un po', o di rimpostare meglio la vostra vita, e ve ne offro un altro. Ormai lo sapete che quest'altro che vi offro è ancora più scabro. Qual è il punto, come dire, interessante di questo mondo in sé e delle reazioni che il mondo in sé, dicevo l'ultima volta, delle, come dire, delle, vi ricordate? Io cercavo di evitare la parola relazioni e dicevo delle interconnessioni che questo mondo in sé non soltanto presenta una volta che si vede, ma addirittura le fa, passatemi questa parola, brillare, brillare, brillano. Cioè cosa vuol dire? Appaiono pian piano sempre più nella loro evidenza. Vi riguardano? Sì. Ma in che senso vi riguardano? In che senso? Perché vi mostrano qualcosa che brilla indipendentemente da voi. Indipendentemente da voi. Proviamo a fare questo piccolo passo. L'altra volta vi dicevo, stiamo ponendo le premesse. Bene, altra premessa piuttosto ardua. Abbiamo sempre detto che questo mondo dell'insè contiene una chiave di volta che è ciò che sostiene e accomuna tutto ciò che esiste. Ma lo sostiene e lo accomuna secondo una logica che non è quella che serve a voi. Oserei dire, parodiando quello che io voglio dire, ma per capirci un attimo, casomai contiene in sé tutto ciò che serve a quel mondo. Ma dire la parola serve, di nuovo, come dire, pericolosa, perché vi dà un'immagine di qualcosa che ritorna sempre, secondo la vostra mente. Ah, anche questo mondo ha qualcosa che gli serve. Dal mio punto di vista, potrei dire semplicemente che questo mondo è strutturato in modo tale che certamente consente che questo mondo o che questa, come dire, prospettiva che riguarda la vita continui ad esserci, a riprodursi, perché non ha possibilità di cambiamento.